Tragedia sfiorata nel primo giorno di scuola all'Istituto Professionale Francesco Buitoni di Sansepolcro. Uno studente durante il momento dell'intervallo è caduto da un lucernario ed ha riportato ferite importanti. È successo intorno alle 10:30 nel momento della ricreazione. Il ragazzo ha raggiunto assieme al resto della classe una corte esterna che di fatto è il tetto di un'azienda adiacente alla scuola. Si è portato sopra ad un lucernario che non ha retto il peso dello studente e lo ha fatto precipitare al di sotto e quindi all'interno di un magazzino commerciale, facendogli fare un volo di circa 5 metri. Il personale scolastico ha immediatamente avvisato il 118 e i sanitari si sono portati sul posto e, valutate le condizioni del sedicenne, hanno disposto l'arrivo del Pegaso. Il sedicenne è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato dei seri traumi agli arti e al volto. Sul posto anche i vigili del fuoco di Arezzo, che hanno messo in sicurezza la zona, e i carabinieri di Sansepolcro, che indagano sulla dinamica di quanto accaduto.